Ciao, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Oggi ho registrato per voi un What I Eat in a Summer Day, ovvero cosa mangio in un tipico giorno d'estate. La colazione ovviamente è super semplice e come potete vedere prendo un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di Nesquik, facendo danni ovviamente. Bene, mescolo il tutto e aggiungo un pochino di latte intero. Mescolo e creo una pappina. Dopodiché aggiungo altro latte. Faccio questo in modo tale che non si formino grumi, che tanto odio e detesto. Visto? Non ci sono grumi. E adesso inzuppo i miei biscotti. E per iniziare al meglio la mia giornata non può mancare un bel caffè. Per pranzo non può mancare la verdura, quindi inizio tagliando gli asparagi cercando di salvaguardare le cime. A questo punto li tuffo nell'acqua che avevo già salato e vado a mettere sul fuoco. Adesso peso la mia pasta, questa è ai cereali ed è super buona. Infatti vedete che è anche più scura. Taglio qualche fettina di cipolla dentro una padellina antiaderente. E ci metto anche un filo d'olio. Per vedere se gli asparagi sono pronti, li infilzo con una forchetta e se questo sarà molto agevole, sono pronti. Ma prima di chiudere il gas, mi preoccuperò di mettere da parte le cime che avevo prima tagliato. A questo punto, con l'ausilio di una schiumarola, toglierò gli asparagi dal pentolino. Infine aggiungerò un po' di acqua della cottura in maniera tale che questa non superi l'altezza degli asparagi. Adesso mixo il tutto per creare una cremina. Accendo il gas e lascio soffriggere un pochino la cipolla che avevo prima preparato. Butto la pasta nell'acqua, che è la stessa dove ho cotto gli asparagi, semplicemente ho aggiunto un po' d'acqua perché non bastava. Metto il composto nella pentolina, tolgo le cipolle perché a me non piacciono, mi piace l'essenza che lasciano. E infine userò la robbiola, ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di formaggio fresco, e appunto ne taglio un po' e lo aggiungo al composto di asparagi. Lascio sciogliere il tutto mescolando per bene e la nostra cremina è pronta. A questo punto, dopo aver scolato la pasta, la faccio saltare nella nostra cremina. Impiatto e aggiungo quelle cime che avevo prima messo da parte per guarnire il piatto, insomma. E secondo me è un piatto che fa molta figura, oltre ad essere super buono e super sano. Per merenda vi presento uno spuntino super salutare, quindi comincio a tagliare a rondelle l'avocado. Preferisco tagliarlo così perché se lo tagliassi in due parti uguali, appunto, in frigo si conserverebbe meno. Adesso togliamo la buccia dalle rondelle che abbiamo tagliato. E infine taglierò in piccole parti le rondelle. Le fette di pancarré che prima avevo tostato nel tostapane, adesso le cospargerò di hummus. Questo è
hummus con spirulina e guacamole ed è veramente ottimo. Adesso andrò a mettervi sopra le fettine di avocado che avevamo tagliato prima. Il nostro snack è pronto. Adesso concluderemo la nostra giornata con dei grassi buoni. Inizierò tagliando a fettine molto molto sottili le patate. A questo punto dispiegheremo le fettine tagliate dentro una piccola teglia. Aggiungerò delle spezie, queste sono specifiche per pesce. E aggiungerò un filo d'olio. Taglierò un po' di cipolla e metterò delle fettine appunto sopra le patate. Nel piccolo contenitore in cui avevo messo l'olio prima ho aggiunto un po' di vino bianco, le spezie per pesce e un pochino d'acqua. Adesso prenderemo la fetta di salmone e la andremo a posizionare sopra il letto di patate. Aggiungerò delle spezie e la ricoprirò di fettine di patate. Aggiungo un pizzico di sale e del pan grattato. E infine il sughetto che avevamo precedentemente creato, in maniera tale che il pesce e le patate non si asciughino in cottura. Aggiungo infine un altro po' d'olio e vado ad infornare a 180 gradi per circa mezz'oretta. Ed ecco il risultato, accompagnato da valerianella e fragole.